eccoci arrivati allo stand Mammut, sono qua con Marco. Ciao Marco. Ciao, buongiorno a te. Allora, abbiamo un sacco di novità, giusto, su questa stagione, a partire dagli imbraghi. Quest'anno Mammut ha voluto rinnovare un po' tutto quello che è il mondo climbing, partendo dai caschi, che li abbiamo qui sulla nostra destra, agli imbraghi. Gli imbraghi sono stati completamente rivisti strutturalmente e anche per quello che riguarda l'accessoristica. La grossa novità di questi imbraghi, di questa nuova linea di imbraghi, è che una volta indossati sembra proprio di non averli, per la leggerezza e per la morbidezza del materiale. Come potete vedere, eccolo qua, molto morbido. Cosa molto importante, anche l'accessoristica è cambiata come resistenza del materiale, lo vedete, sembra quasi una gomma, quindi è diventato molto più resistente e fa sì che in caso di caduta, se il rivio è passato sulla corda, non si rompa. Sono tutti imbraghi molto leggeri, giusto? E hanno regolazioni e non regolazioni sui cosciali. Cosciali. E la cosa bella di questi imbraghi è che, ad esempio, questo modello va bene sia per uomo che per donna. Un'altra cosa, su tutte le tipologie di questi imbraghi qui viene fatto il sacchetto porta magnesite in coordinato con il disegno che hanno gli imbraghi. E invece altra grossa novità, sì, molto importante di questi imbraghi, la traspirabilità e la struttura come sono fatti, che non all'interno non ci sono fettucce, ma le fettucce vengono utilizzate solo per i punti di ancoraggio. Perfetto. Altra grossa novità invece l'abbiamo sulle corde, giusto? Sì, esatto. Quest'anno Mammut ha completamente rivisto, come potete vedere, il programma corde dall'A alla Z. Abbiamo voluto fare delle corde con trattamenti molto morbidi al tatto, in più che hanno una fortissima resistenza all'usura. Infatti le nostre corde senza trattamenti, da 400 passaggi su lama di durata siamo passati a 600 passaggi, quindi un livello molto più alto di resistenza alle corde. In più è cambiata anche la struttura della trama della calza, è stata molto ristretta, quindi questa cosa fa? Che evitiamo l'entrata dei pulviscoli e dello sporco all'interno dell'anima della corda. Soprattutto a parità di diametro abbiamo una resistenza all'abrasione molto più alta, giusto? Esatto, un'abrasione molto più alta, e la cosa molto più importante è che tutto quello che è il mondo corde con trattamento dry, una volta le corde con trattamento dry erano leggermente un po' rigide, adesso risultano ancora più morbide di quelle senza trattamento. Perfetto, grazie mille Marco. Okay.